Bentrovati, lettore della Press, in questo appuntamento in diretta, come ogni martedì. E avevamo detto che da qui alle elezioni di giugno ci saremmo concentrati in particolare sulla campagna elettorale, sulla definizione delle candidature, così faremo, anche se oggi una parentesi merita questa vicenda che poi è salita sulle pagine dei giornali nazionali, legata a una conferenza che si doveva tenere a Modena il 20 di questo mese, organizzata da un'associazione filorussa sulla situazione a Mariupol e di fatto sul conflitto tra Ucraina e Russia. Si trattava appunto di una sala civica che era stata regolarmente noleggiata da questa associazione. Ci sono state polemiche, visto il tema trattato, con richiesta di revoca della sala da parte del comune, una sala civica, ripetiamo. In un primo momento il sindaco ha detto: ma noi non abbiamo dato alcun patrocinio, quella sala però l'hanno noleggiata correttamente. Poi, con l'incedere, l'insistere delle polemiche, il sindaco Mustarelli ha fatto retromarcia e oggi, con un atto formale, ha revocato la concessione della sala e di fatto ridà i soldi all'associazione che aveva pagato il noleggio della sala e impedisce a questa associazione di tenere questa conferenza. Ho stampato la nota con la quale chi volesse la può trovare ovviamente sul nostro giornale, lapressa.it, ma l'ho stampata anche la nota ufficiale con la quale l'amministrazione comunale motiva questa scelta. Leggo i passaggi, diciamo, principali. Dice: il provvedimento sottoscritto dal dirigente responsabile del settore, a cui compete la gestione del disciplinare d'uso delle sale civiche, e con il parere favorevole del funzionario incaricato, alla data della presentazione della richiesta, che era in novembre, fa sapere che non erano noti all'ente tutti i dettagli sui temi oggetti dell'evento, emersi poi successivamente. In particolare si fa riferimento ai contenuti degli interventi che non risultano, e questo è uno dei motivi per cui il sindaco nega la sala, coerenti con l'impegno sottoscritto nella richiesta di utilizzo a rispettare i valori sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, e segnatamente osservare il divieto di professare o praticare ideologie e comportamenti fascisti e razzisti. Ora, cosa ci sia di fascista e razzista in un convegno sulla ricostruzione di Mariupol, ma insomma, era evidentemente schiacciato sulle tesi russe, ma questo, cosa ci sia in questo di fascista e razzista, non si capisce. Inoltre, nella delibera con cui si revoca la concessione della sala, si sottolinea come l'iniziativa, nonostante gli impegni sottoscritti dall'associazione, assume le caratteristiche di una manifestazione di aperto sostegno alla guerra di invasione intrapresa dalla Russia nei confronti dell'Ucraina, e quindi in contrasto con l'articolo 3 dello Statuto Comunale, richiamato da disciplinare d'uso, che invece si pone come obiettivo la promozione della piena affermazione dei valori di giustizia, di libertà, di democrazia e di pace. Si osserva anche che gli argomenti trattati risulterebbero, dice ancora il Comune, palesemente in contrasto con l'articolo 11 della Costituzione della Repubblica Italiana, nel quale si sancisce l'impegno dell'Italia a ripudiare la guerra come strumento di offesa, a promuovere la pace nelle azioni internazionali. Ora, solo un accenno sul fatto che questo articolo 11 viene stiracchiato da tutte le parti: se l'articolo 11 dice effettivamente che l'Italia ripudia la guerra, non ripudicchia, non forse, allora forse non andava concesso da parte dello Stato italiano nessun tipo di sostegno a una delle due parti belligeranti, al di là di chi sia l'invaso, chi sia l'invasore, al di là della posizione dell'uno o dell'altro. Tra l'altro sappiamo che è un conflitto che risale al 2014, quindi che è sbagliato farlo, no, ricadere solo negli ultimi atti, certamente di aggressione da parte della Russia, ma va cercata una genesi antecedente. Ma detto questo, se è vero che l'Italia ripudia la guerra, allora la ripudia sempre, e non invia armi a una delle due parti in causa, invece quello che sta facendo. Quindi richiamare la Costituzione da questo punto di vista è davvero, in qualche modo, insomma, tirare insomma, da una parte o dall'altra l'articolo 11 e usarlo in questo caso per rifiutare la concessione di una sala. Ora, le sale civiche non sono date in base a una gentil concessione del comune che decide in base a quello che ci viene detto dentro, al di là del fatto che siano argomenti, ripeto, fascisti e razzisti, ma in questo caso non ci sono elementi in questo senso,
che concede o meno all'uno o all'altro di poter esprimere le proprie opinioni, per quante bizzarre, balzane, sbagliate, se vogliamo anche entrare in ordine valoriale, esse siano. Se quella sala fosse stata richiesta da, abbiamo fatto questo esempio, da un gruppo di terrapiattisti, a me sono concesso che il parallelo sia corretto, però usiamo per iperbole, fosse stata richiesta da un gruppo di terrapiattisti, nessuno, il comune, avrebbe avuto gli strumenti per non concederla, nonostante evidentemente, su questo non c'è alcun dubbio, la terra non sia piatta. Perché anche se uno sostiene che la terra è piatta, ha tutto il diritto di ritrovarsi con chi lo sostiene, e questo non fa male a nessuno. Il ritrovarsi da parte di questo gruppo di rappresentanti di questa associazione filorussa, che peraltro è stata così, ne sono stati sottolineati i meriti in altri contesti, ad esempio recentemente a Sassuolo aveva promosso un evento su una storia di un partigiano russo in Italia. Ecco, se si voglia ritrovare e raccontare una visione certamente parziale su quello che sta succedendo nell'Europa dell'Est, sicuramente di parte, nel senso che evidentemente, lo dice il nome dell'associazione, di parte di una delle due parti belligeranti, non si vede perché non si possa farlo. Perché se si entra nel merito di che cosa è giusto o non giusto dire, di qual è esattamente la narrazione corretta da fare, allora il rischio di una deriva, no, che cancella ogni tipo di discussione, che focalizza solamente sul giusto in assoluto, ecco, questo tipo di deriva qua è pericoloso, perché il potere dei più buoni, il potere che pensa di avere la verità in tasca e che cancella ogni tipo di discussione al proprio interno, ecco, finisce come per arrivare a una deriva che è esattamente quella che egli cerca di additare, che addita appunto come antidemocratica. Se noi diciamo che la Russia, e lo è per molti aspetti antidemocratica, se noi diciamo che in Russia un incontro del genere non si sarebbe potuto tenere a parte invertita, cioè un convegno sulle ragioni dell'Ucraina in Russia non si sarebbe potuto tenere, e probabilmente è vero, anzi è verissimo, senza probabilmente, senza verbi, in Russia un convegno per dire che l'Ucraina, le ragioni dell'Ucraina nel conflitto non si può tenere, punto. Bene, in Italia si può tenere, perché l'Italia è e si vanta di essere una democrazia, se ci vantiamo di essere una democrazia, e soprattutto nella nostra terra, no, che fa del valore della democrazia, del pluralismo, no, almeno a parole fa un valore, ne fa un valore. Ci vantiamo di questo, non possiamo assumere gli stessi comportamenti che condanniamo da una delle due parti in causa, in questo caso quella Russia, stante che anche in Ucraina non si potrebbe fare lo stesso su un convegno sulle ragioni della Russia. Noi ci schiacciamo su una delle due posizioni, ma al di là del fatto che anche una delle due posizioni sia corretta, in questo caso ci sia un invaso, un invasore, ecco, noi neghiamo il diritto a un gruppo di persone che non viola alcuna legge di dire la propria, di incontrarsi democraticamente, di raccontare delle cose alle quali qualcuno può andare e anche alzare la mano e criticare, alle quali un gruppo, no, di altre persone sarebbe potuto andare e dire state sbagliando, state dicendo delle corbellerie, al quale il sindaco si sarebbe potuto avrebbe potuto partecipare in prima fila dicendo la propria, nessuno l'avrebbe negato. Invece negare la sala è pericoloso, perché al di là del caso specifico, al di là del tema della guerra in Ucraina, questa idea del pensiero unico che impone che cosa è giusto e cosa è sbagliato, non in assoluto, ma cosa è giusto e cosa è sbagliato anche solo dire, è un precedente pericoloso. Purtroppo insomma, è una tesi che è chiara di principio, non di merito, perché ripeto, non c'è neanche da scendere nel merito della vicenda in sé, ma è proprio una questione di principio, perché il principio in questo caso, cioè calpestare l'idea che si possano esprimere delle opinioni, per quanto balzane se siano, senza per questo fare male a nessuno, il fatto di non poterlo fare è pericoloso. Questa tesi noi l'abbiamo raccontata e sostenuta in un contesto, quello modenese, dove di fatto tutte le parti in causa si sono schierate
contro l'iniziale decisione del sindaco, cioè quella di concedere, ma non è concedere, di dire quella sala l'hanno noleggiata, la possono fare. E, al di là di alcuni gruppi vicini all'associazione culturale stessa, nessuno si è, ha preso posizione, tutti si sono scagliati contro quella decisione del sindaco, lo hanno fatto esponenti del PD, esponenti di Azione, di Italia Viva, addirittura Fratelli d'Italia ha sostenuto che era sbagliato concedere la sala, e si registrano alcune posizioni di alcuni gruppi di sinistra appunto, e di alcune associazioni vicine a quelle che ha organizzato l'evento. A fronte di queste pressioni anche il sindaco di Modena ha dovuto fare marcia indietro. A nostro avviso è un precedente, ripeto, pericoloso. E anche perché se così è, ogni volta potremmo ritrovarci che le sale civiche, incontri in sale civiche, potrebbero essere oggetto, no, di una preliminare verifica di merito rispetto a quanto si sostiene, che non è solo una verifica rispetto a tesi, ripeto, fasciste e razziste come da regolamento, ma anche di merito rispetto a quello che si va a dire, pur non c'entrando nulla né col fascismo né col razzismo. Abbiamo raccontato questa storia, l'abbiamo fatto, questo si inserisce pur marginalmente in un chiave anche questa di campagna elettorale, ripetiamo anche da questo punto di vista, ci avviciniamo alle elezioni, Fratelli d'Italia anche in questo contesto, lo diciamo, ha preso posizione al fianco del PD per chiedere al sindaco di non concedere quella sala, e ci avviciniamo alle elezioni ancora. Questo a margine, le candidature sono ancora tutte da definire, in casa PD, dopo tutto il caos che si è creato, sembra che si vada verso la candidatura di Massimo Mezzetti. Nel centrodestra si è sfilato, l'ha fatto con una lunga intervista al nostro giornale, Daniela Dondi, ora si andrà a definire il candidato, probabilmente scegliendo tra una base, tra la base stessa di Fratelli d'Italia, con un candidato di bandiera, anche se rimane ancora in campo l'ipotesi del candidato di Forza Italia Pier Giulio Giacobazzi. Ipotesi però, e lo diciamo a margine, che la stessa deputata di Fratelli d'Italia Daniela Dondi ha in qualche modo bocciato. Vedremo. Noi ci fermiamo qui, ci ritroviamo martedì prossimo sempre in diretta con questo appuntamento. Per tutti gli aggiornamenti potete trovarci sul nostro giornale www.lapressa.it. Buon pomeriggio e buona serata a tutti.